Arezzo ancora è una città che si vivicchia, insomma, in confronto agli altri posti, almeno per quel che sento dire, perché io sto a Arezzo. 34esimo posto per Arezzo nella nuova indagine sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore. Arezzo guadagna così due posizioni rispetto alla stessa analisi condotta un anno fa. Il miglior piazzamento Arezzo lo registra nella sezione Affari, Lavoro e Innovazione, dove è all'11esimo posto in Italia. Non male anche la categoria Cultura, Tempo Libero e Partecipazione. Quello che si merita. Io spero che se un pochino l'amministrazione ci mette le mani e riesce a migliorare due bischi, si sale non solo dei due posti. Arezzo è prima nelle esportazioni, questo che vuol dire che ancora l'industria regge. Se l'industria regge, automaticamente c'è uno sviluppo della città. Quando gira il soldo, detta in parole povere, tutto va bene. Come economia un pochino vedo da qualche parte sta riprendendo, non in tutti i settori. Però dai, non ce lamentiamo, sia di qualità della vita rapportato a, insomma, popolazione, magari anche reddito, un pochino di occupazione in più non potrebbe guastare. Ecco. Ma io dico che Arezzo si vive ancora bene. Ovvio ci sono delle piccole cose che vorrebbero migliorare, però Arezzo ancora è una città dove viviamo abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Il piazzamento peggiore nel settore reddito, risparmi e consumi, dove la provincia aretina si piazza 68esima. Dato negativo anche per quanto riguarda i prestiti non pagati, Arezzo è infatti la terzultima provincia peggiore in Italia. Perché è diminuito, questo è normale. Se lei ce n'ha più, verrà che prima pensa a mangiare e dopo pensa a pagare. Significa che ci sono meno disponibilità. Speriamo che le cose potrebbe migliori. Essere i posti di lavoro che sono in diminuzione invece che in aumento. Questa è la cosa principale. Questo è il vero problema grosso dell'economia aretina, di tutta la società e Arezzo in questo caso.